mediatica, un sacco di gente che ci ha contattato, che voleva andare. Sì, continuano ad arrivarci richieste, ma in realtà logicamente uno per andare in Slovenia su 2-3 ore ci va in macchina, però l'oggetto in questo caso era la corriera, come dire, facciamo proprio la gita, no? Cioè la facciamo alla luce del sole, allora il Corriere del Veneto, del Lutto, il Gazzettino, una troupe di Matrix, un botino un mese fa, penso poco. Appunto perché ma c'era questa cosa come adesso arriva la dogana, no? Allora mi rompi il tabù che non ti accorgi in altri, ma siamo passati, no? Così da uno gli arriva l'SMS. Ah, benvenuti in Vodafone Slovenia, allora sì, abbiamo passato. Cioè questo concetto delle dogane non ci sono più, non solo dal punto di vista del doganiere, ma non c'è più problema di andare in un centro commerciale a Capodistria, che potrebbe essere il centro commerciale in periferia qua del Trevisano, e al secondo piano c'è una banca, una filiale di una banca con quello che lavora lì che parla italiano e apre un conto. E sembrava scene dal film là di Michael Moore, no? Che cioè come il bancario con noi che chiedeva con te il bollo qua in Slovenia, questo, e poi se lo guardavano, questo è dimenticato il portafoglio in macchina, comunque è riuscito a aprire un conto in banca là perché è 0-0 spese, e quindi queste tutte queste sordità.